Ciao ragazzino con la mano incollata all'orecchio. Ciao. Hai 10 anni, quindi ora vuoi mollare tutto e partire per fare l'allenatore Pokémon, vero? Cosa? No, voglio rimanere a casa a fare lo youtuber. Piccolo adorabile stronzo. Gli youtuber hanno mandato a fanculo la piattaforma e si sono spostati su Twitch. Ora smettila di masturbarti l'orecchio e prendi la Switch. La Twitch? La Switch? La chi? Benvenuto nel mondo Pokémon! Sì, me lo dissero già quando mi strapparono ai genitali di mia madre, grazie. Altre frasi originali? I Pokémon sono i nostri più grandi amici. E per onorare questo profondo sentimento di amicizia, li catturiamo contro la loro volontà e li facciamo combattere tra loro per determinare chi sia il padrone con gli schiavi più motherfucker. Ok. Inoltre li doppiamo con caramelle rare, LSD, mosse Z e mega evoluzioni. Ok, ma qui a Galar non abbiamo niente di tutto ciò. Da noi c'è il fenomeno Dynamax, che permette ai Pokémon di aumentare le proprie dimensioni. Far diventare più grosso il proprio Pokémon serve a compensare qualcos'altro. Ah, le battute sul pisello, sempre verdi. Comunque, è possibile ingigantire il proprio Pokémon per soli 3 turni durante la lotta. E perché? Già, perché? Ciao, mi chiamo Hop, sono il tuo simpatico rivale, quello che sorride in modo compiacente pure quando lo prende nel culo e che sceglie lo starter di tipo debole rispetto al tuo, giusto per leccartelo ulteriormente. Sarò oggetto del tuo disprezzo e di quello di tutto il fandom per il resto di questo fantastico viaggio. Inoltre sono il fratello del campione di questa regione. No, non è vero, sei un rompicoglioni affetto da autismo, scappato dall'ospedale psichiatrico e devi starmi lontano. Fratello, credi in me, un giorno ti supererò. Un giorno ordinerò al mio Charizard di incenerirti l'anima, coglione. No, tu non capisci, io sono Super Vegeta Dracaris. Io sono Carlo Magno, il campione di Paperopoli. Una volta che avrai battuto tutti i capopalestra, valuterò la tua forza. Sono scappati in massa dal manicomio, vedo. A Galar non tutti i Pokémon sono costretti a lottare tra loro all'ultimo sangue. Noi abbiamo a culo i loro diritti, a cuore. So quello che ho detto. Alcuni di loro infatti hanno un lavoro frustrante e non retribuito. Il volo taxi, traduzione, ti scarzo in volo solo nei posti che hai già esplorato. Sembra una bastardata, è il nostro motto. Perché ogni cazzo di megalopoli è recintata da un muro colossale manco fossimo al confine col Messico? Perché l'amicizia è magica. Io sono Krillin con gli steroidi e i capelli rosa. Combattiamo! Ma perché in uno stadio? È per dare spazio ai Pokémon giganti e alla lotta Dynamax? No, è per compensare qualcos'altro. L'ho già detto io, bastardo! Ladro! Vai, Greymon! Ammazzalo! Io sono Azzurra, la capopalestra esperta nei Pokémon di tipo acqua. No, te ti chiami fanservice. Guardati su! Sei pure di tipo acqua. Ma che mi tocca fare le battute sullo squirtare? Non osare! Preparati, ti farò bagnare. Smettila! Verserai lacrime amare. Non dirlo! Da sotto. Omae wa mou shindeiru. Nani? Conquistare tutte le medaglie sarà facile. Non devo neanche perdere tempo dietro un'organizzazione criminale talmente rinco da farsi mettere a 90 da un bambino decenne allenatore in erba. Ma zio cantante! Noi siamo il team diritti pro LGBT e conquisteremo il mondo con le nostre idee. E in più siamo cattivi. Giova, ma cos'è l'amore per te? Oh no! Il team Rainbow Rocket ha catturato il Pokémon leggendario con lo stecchino gigante in bocca. Qualcuno deve fermarli. Ok, vai tu, sei il campione, no? E no, non sono scriptato per queste cose. È compito tuo. È il tuo destino. No, ok? Sono un fottutissimo bambino nella fase dello sviluppo. Il mio pisello è grande quanto un cromosoma, porco Arceus. Non potete appioppare una simile responsabilità sulle mie spalle. Ma che gente siete? Se non hai voglia di fare l'eroe, chiama la polizia, codardo di merda. Oggi è proprio una bella giornata. Non ignorarmi. Ehi, ciao, i cattivi sono morti fuori campo. Ah, bella lì.